Per sempre, per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili, la scelta che dura una vita. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. Sì, Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. TV in omaggio. shopping.dotolomobili.it. Inutile tentare. È un preconfezionato calcestruzzi Irpini. Lunedì 2 maggio al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino torna il Gran Galà di Beneficenza. 8ª edizione. Tanti artisti per sensibilizzare la donazione del sangue. Beppe Iodice, Monica Sarnelli, Antonio Mezzancella, I Terra Sonora, Desiree Capaldo. Presenterà l'evento Attilio Romita. Tutti insieme in una serata di divertimento e solidarietà. L'incasso sarà devoluto per il progetto Desiree. Donare il sangue fa bene al cuore e grazie al vostro aiuto in 8 anni abbiamo raccolto 8.000 sacche di sangue e portato a termine importanti progetti. Iniziativa promossa dall'Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato della Campania. Lunedì 2 maggio, Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Non mancare. Guarda le nostre bimbe. Sono proprio belle e giocose. Mi ricordano tanto quando eravamo piccole noi. Felici e contente con Banda Stress. Belle e giocose veste ogni generazione con splendidi abiti per prima comunione, battesimi, cerimonia. Una vasta scelta di proposte. Una convenienza senza paragoni. Un marchio leader in campo nazionale da oggi anche ad Atripalda. Belle e giocose by Banda Stress. Creazioni sartoriali uniche. A Tripalda, via Aldo Moro 40, telefono 0825 62 24 99. Un'ora sola ti vorrei per far valere tutti gli attimi miei. Userei la tua energia per rendere azione una buona idea. Un'ora di luce e gas gratis al giorno per sempre. Passa a Meta Edilcom. Chiama il numero verde 800 031 956 o visita il sito www.metaedilcom.it. Ad Avellino, in Viale Italia, trovi l'Emporio del Caffè. Cialde, capsule, caffè in grani e macinato dei migliori marchi. Macchine da caffè e assistenza tecnica qualificata. L'Emporio del Caffè, oltre ogni tua aspettativa. Rieccoci con la seconda parte di Diretta Stadio Studio, ripartiamo subito con una telefonata in linea. Pronto? È pronto, buonasera, sono Antonio da Bagnoli. Ciao Antonio, buonasera. No, io volevo dire che abbiamo raggiunto questo salvezza, è stato un grande traguardo, però ci dobbiamo riboccare le maniche perché volevamo fare anche qualcosa in più, però abbiamo buttato un sacco di partite che potevamo vincere e che potevamo ambire anche ai playoff, però è stato così, va bene così, rigeneriamo, ci siamo sempre tifosi della Avellino, forza Lupi, forza Avellino. Sempre. Grazie, buonasera. Grazie ad Antonio. In attesa di andare a vedere le immagini, andiamo a vedere, facciamo prima un resoconto di quello che è successo in questa 39esima giornata con i risultati che non sono esattamente questi, perché Ascoli Salernitana è terminata, forse solo quella ha sbagliato, non vi preoccupate alla regia, lo diciamo noi. Ascoli Salernitana è terminata con il risultato di 2-2, il Vicenza ha vinto al 91esimo 1-0 sul campo del Brescia su un calcio di rigore, pareggio 2-2 tra Cagliari e Livorno. Questo pareggio ha fatto sì che il Cagliari non potesse festeggiare la matematica promozione in Serie A, complice anche, in caso di vittoria il Cagliari avrebbe potuto festeggiare grazie al pareggio 0-0, come vediamo in basso, tra Trapani
e Novara, 0-0 anche tra Perugia e Bari e Latina e Spezia, ed Entella e Pescara, pareggio 1-1 ieri tra Modena e Crotone. Si è segnato davvero pochissimo, pochissimo quest'oggi. Alla luce di questi risultati andiamo a vedere come è cambiata invece la classifica, come detto, con l'Avellino che fa un deciso e significativo balzo in avanti. Nella parte sinistra il Crotone è già matematicamente in Serie A, il Cagliari probabilmente festeggerà la prossima settimana l'approdo nella massima serie. A 66 punti c'è il Trapani, che dopo 9 vittorie consecutive si è fermata quest'oggi in casa, come detto, con questo pareggio 0-0. Il Pescara 65 insieme al Bari, 62 punti per lo Spezia, 61 per l'Entella, 59 punti per il Novara, che è l'ultima al momento nella griglia playoff, 58 punti per il Cesena, che ha una partita in meno, giocherà nel posticipo di lunedì sera contro la Pro Vercelli, 54 punti per il Brescia, 53 punti per il Perugia. Poi Avellino ha 48 punti, 46 punti per l'Ascoli, 45 punti per la Ternana, che invece giocherà domani alle 17.30 contro il fanalino di coda Como. Ci potrebbe essere anche in questo caso un'aritmetica, se non sbaglio, retrocessione per il Como. 45 punti anche per il Vicenza, che con questa vittoria in extremis sul campo del Brescia ha fatto anche lei un significativo passo in avanti. Pro Vercelli a 42, come detto, con una partita in meno. 41 punti per Latina, Modena e Salernitana. In questo momento retrocederebbero in Lega Pro Lanciano con 39 punti, Livorno con 37 e Como con 29. Andrebbero a fare ora come ora i play-out il Modena e la Salernitana, che Domenico nel prossimo turno ci sarà sfidano. Uno scontro al sangue, proprio possiamo dire, proprio tra Salernitana e Modena, partita davvero decisiva per evitare i play-out. Detto questo, abbiamo per evitare, caro Leonardo, anche la retrocessione diretta, perché se dalla regia ci rimettono appunto la classifica, possiamo vedere che il Como, appunto, in attesa del posticipo, potrebbe già essere in Lega Pro, grazie alla regia. Il Livorno, anche con questo pareggio, non è che fa questo grandissimo balzo in avanti, e io la vedo come la seconda candidata alla retrocessione. Poi il Lanciano, come detto, effettivamente li abbiamo inguaiati particolarmente, però potrebbe sempre in appello recuperare un punto. Vediamo a fianco, tra parentesi, il meno 7 potrebbe essere meno 6 e quindi salire a 40. L'unico punto interrogativo che ho sul Lanciano a questo punto è che sabato prossimo c'è il derby a Pescara, con il Pescara che lì al quarto posto, alla ricerca del terzo posto, che lo ricordiamo in ottica playoff è fondamentale. Però Leonardo, questa è la parte destra, vediamo appunto con l'Avellino che comanda fortunatamente questa parte destra della classifica, ritornando un po' anche ai commenti dei nostri telespettatori su quella parte sinistra invece della classifica. Beh, se andiamo a vedere che in questo momento l'ottavo posto è occupato dal Novara a 59, ma col Cesena a 58, e quindi potenzialmente con i tre punti potrebbe salire a 61. Se immaginiamo che a tre giornate dalla fine all'ottavo posto ci sono Cesena ed Entella a 61 punti, e l'anno scorso erano, se non mi ricordo, questi punti dell'Avellino che ci permisero appunto di conquistare i playoff. Beh, io dico che quest'anno bisognava davvero fare un grande sforzo, che presumibilmente a questo punto, a tre giornate dalla fine, secondo me i playoff potrebbero essere addirittura a 65 punti, quindi si è completamente sballato il conto per quanto riguarda l'accesso ai playoff. Però, come detto, oggi pensiamo a noi, pensiamo soprattutto a questa salvezza davvero ormai in tasca. Torneremo dopo a parlare del prossimo turno, guardando sempre la classifica, fermo restando che l'Avellino è padrone ancora di più del suo destino alla luce della vittoria di quest'oggi, una vittoria sul Como. Arriverebbe la matematica, quindi ci sarebbe poco da guardare alle altre squadre, però
ci divertiremo più avanti anche nell'andare a vedere gli scontri delle altre squadre, perché come detto, abbiamo detto che lo scontro tra Modena e Salernitana, il Latina che ha 41 punti, la prossima va sul campo del Crotone già in Serie A, però sarà una partita, la partita in casa della festa per la storica promozione dei pitagorici in Serie A. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Poi tra pochissimo andiamo a vedere anche le immagini di Lanciano Avellino. Pronto? Leonardo, Domenico. Ciao. Come sono felice stavolta. Finalmente, ciao, finalmente. Ciao. Sono Carmine. Ciao Carmine, ciao Carmine. Tutte le emozioni finite, ormai è fatta. Come sono contento, veramente. E immagino tutti quanti. Comunque vorrei dire solo una cosa. Datevi da fare pure voi, giornalisti, affinché il presidente si tenga molto gelosamente per sé adesso. Per il prossimo anno può fare uno squadrone con pochi innesti. Solo questo voglio dire. Grazie. Siamo sempre uniti e forza tu. Grazie, dove, grazie. Sono contento, dove mamma mia. Grazie mille Carmine, ci fa molto. Ciao Leonardo, ciao. Ciao Carmine, per fortuna le lacrime se ci sono quest'oggi Carmine sono di gioia. Di gioia, infatti. E ci fa davvero davvero tanto piacere. Passiamo Domenico alle immagini, andiamo a vedere con gli highlights quello che è successo tra Virtus Lanciano ed Avellino con questa vittoria importantissima dei Lupi. Come detto, Avellino in emergenza, scelte praticamente obbligate per Attilio Tesserro, collaudato 4-3-1-2, albero di Natale, 4-3-2-1 invece per il Lanciano. Vediamo inquadrato l'ex di turno Gaetano Vastola, in attacco c'è Ferrari, Marilungo e Di Francesco in appoggio appunto all'unica punta, per l'Avellino invece all'11 con Biraschi a destra, Visconti a sinistra. Partenza subito sprint dell'Avellino con il tiro di Gavazzi dal limite, Cragno blocca, lo rivediamo appunto nel replay, ed è questa subito l'azione del gol con il lancio per Mokulu che dribbla un difensore, viene atterrato in area di rigore da Amenta, rosso diretto per il difensore del Lanciano, evidente la trattenuta da parte del difensore. Mokulu però dal dischetto, eccolo qui, lo vediamo, non calcia benissimo. Cragno respinge, Gavazzi in traiettoria, ancora miracolo di Cragno e poi Mokulu sotto porta, non c'è assolutamente carica sul portiere del Lanciano, eccolo qui al replay, l'errore di Mokulu, poi quello di Gavazzi e infine il gol di Benjamin Mokulu, eccolo qui, l'abbiamo visto, non c'è assolutamente carica. E poi arriva subito lo 0-2, punizione di Insigne micidiale, Joao Silva di testa implacabile sotto porta, esplode la gioia degli oltre 600 tifosi nel settore ospiti del Guido Biondi, c'è l'abbraccio anche con Attilio Tesserra, risponde però il Lanciano dopo poco con il cross di Marilungo, Gidai trattiene Ferrari in area di rigore, anche qui c'è il calcio di rigore, eccola qui, la vediamo la trattenuta da parte di Gidai, però dal dischetto c'è l'errore, la parata di Frattali e poi interviene, salviato sotto misura di Ferrari, l'errore dal dischetto, lo rivediamo, straordinario Frattali, poi salviato la piazza nell'unico angolo a disposizione, bella la dedica a Pier Mario Morosini. Il Lanciano rischia subito il 2-2 con l'ex Vastola che di testa appoggia al lato, poi Joao Silva ci pensa dalla distanza, tiro di poco al lato, sale in cattedra in Insigne, anche Bastien diagonale di destro, palla al lato di poco, rivediamo appunto il tentativo e poi qui siamo proprio al terzo minuto di recupero con la punizione di Salviato, la deviazione della barriera che colpisce il palo. Nella ripresa subito al quinto minuto, numero di Di Francesco, ancora più importante il salvataggio di William Gidai,
Insigne in fase offensiva, sinistro, palla alta di poco, cerca il calcio d'angolo, non c'è, ancora Insigne ispirato, fa tutto da solo, 1-2 con Visconti, Insigne botta sicura, miracolo di Cragno, poi ancora Moculo, altro miracolo di Cragno, anche se c'è stato l'errore da parte di Benjamin Moculo. Attilio Tesser viene espulso e dopo 5 minuti, eccolo lì, il capitano Angelo D'Angelo, arriva il triplice fischio ed Angelo D'Angelo corre come un matto, eccolo qui, sotto il settore ospiti occupato dai tifosi biancoverdi, la pazza corsa di Capitan D'Angelo, l'abbraccio di Gidai a Pierluigi Frattali con queste bellissime scene. Si chiude quindi il match dell'Avellino a Lanciano, lo ricordiamo, con la vittoria importantissima per 2-1. Abbiamo una telefonata, sì. Abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve, buonasera. Ciao. E niente, veramente chiamo dopo Ascoli, quindi chiamo ogni volta che uno vince praticamente. E niente, come ha detto Domenico, la cosa di D'Angelo per me sarà fondamentale tutta la curva dopo la vittoria. E anche l'abbraccio tra Joao Silva e Pesset, come che mi sta così da salto a Bercelli. Sì. Sì. Quindi secondo me significa che lo spiegatore è sempre stato combattere unito per questo obiettivo, che finalmente dopo tanta sofferenza, perché io un po' di paura l'ho avuta quando ci sono state quelle sconfitte, sono onesto. Grazie. E quindi adesso, scusa Leonardo, penso... Francesco, vai, l'unica cortesia, Francesco. La prossima stagione. Francesco, sai perché non ci troviamo? Perché tu ci stai ascoltando dal televisore. Abbassa il volume del televisore, ascolta dalla cornetta, sì. Così non abbiamo il ritorno. E tu puoi parlare semplicemente ascoltando dalla cornetta. Continua il tuo discorso. Niente, dicevo, per la prossima stagione, già a questo punto già programmiamo. Io a Tesser lo confermerei a questo punto, non so voi. Io vado sempre controcorrente ultimamente, io non lo so, ho qualche perplessità, perché così come do i meriti, e lo ribadisco perché sennò poi qualcuno dice vabbè tu ce l'hai con Tesser, no assolutamente, io gli do tantissimi meriti in queste due partite per il suo ritorno in panchina, un ritorno che al di là degli aspetti tecnici, tattici, ha dato comunque una scossa emotiva importante, quindi gli do ovviamente i giusti meriti per queste due partite, per questo finale di stagione, però non dimentico tutta l'annata, non dimentico, lo ripeto ancora una volta, non tanto gli aspetti tattici, ma bensì di equilibrio, di gestione del gruppo, di gestione degli infortuni, di gestione complessiva di una squadra. È certamente un ottimo allenatore Attilio Tesser, però per me restano ancora dei dubbi, perché io, nonostante prima abbia detto quest'anno secondo me i playoff sono addirittura 65, se non addirittura oltre di punti, io penso che l'Avellino poteva tranquillamente chiudere questo campionato, anche se eventualmente non fossero arrivati i playoff, poteva certamente essere al pari del Brescia, che dopo la sconfitta con il Vicenza, se non vado errato, è distante 6 lunghezze, certamente sì. Non vedo il Brescia superiore all'Avellino, non vedo l'Entella superiore all'Avellino dal punto di vista tecnico. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, ciao, buonasera. Sera, sono Maria. Buonasera, signora. Finalmente un poco di respiro, di ossigeno, ci voleva proprio. Però oggi devo dire hanno giocato tutti bene, nonostante eravamo ingerottati. Devo dire che mi è piaciuta la partita, si sono comportati bene tutti, potevamo addirittura fare il terzo gol, ma non fa niente, l'importante è che si è vinto. Volevo sapere, Gavazzi, sapete notizie, è infortunato, che cosa è successo a Gavazzi? Purtroppo non lo sappiamo ancora quali sono le condizioni di Gavazzi, abbiamo visto anche noi dalla televisione ovviamente questo
questo infortunio, così come abbiamo visto anche Biraschi uscire anticipatamente dal terreno di gioco. Tra l'altro, signora, le dico subito che Biraschi, al di là dell'infortunio, certamente salterà. Qualificato, perché era già... Sì, era diffidato, appunto, salterà per squalifica la partita col Como. Sarebbe opportuno tenere Cavazzi in campo. Speriamo che non c'è niente di grave, infatti, ce l'auguriamo anche noi. Grazie. Comunque bravi tutti, e speriamo che sabato prossimo è definitivamente tranquilla. Io sono già tranquilla, però ci manca una piccola ciliegina sulla torta sabato ed è fatta. Esattamente, grazie signora. Speriamo che poi fanno ammenda la società degli sbagli fatti e fanno una signora squadra con una difesa più attrezzata. Questo volevo dire. Grazie. Complimenti a tutti e buona serata. Grazie signora. Andiamo a... Vi leggo direttamente sempre dal sito di Sport Avellino quelle che sono state le dichiarazioni nel post-match del tecnico Attilio Tesser, sfinito e senza voce, c'è scritto. Risultato utile, punti forse fondamentali, ma dobbiamo continuare su questa strada fino alla fine, non c'è ancora nulla di matematico, e poi in ogni caso dobbiamo restare fino alla fine del campionato il più uniti possibile e dare tutto per onorare la maglia e questi tifosi che sono sempre straordinari. Il tecnico poi ha commentato anche il match, una partita giocata da entrambe le parti a livelli altissimi, è così. Una partita davvero combattuta, dove abbiamo avuto il torto di non chiuderla. Alla lunga sono venuti fuori anche spinti alla rabbia, alla voglia di recuperare. Questo ci deve essere da insegnamento, perché ogni volta rischiamo troppo per non chiudere le partite prima. Questo è il calcio, però sono felicissimo per la prestazione dei ragazzi, a cui faccio i complimenti, perché hanno giocato 90 minuti ricchi di concentrazione e cattiveria. Per uscire da qui sconfitti sarebbe bastato davvero poco. Invece siamo stati attenti a non concedere davvero nulla. Tesser è stato anche allontanato dal campo dal direttore di gara, con il tecnico che ha spiegato i motivi dell'espulsione. Non ho detto nulla all'arbitro, ha dato un calcio d'angolo inesistente, ho alzato solo la mano e mi ha espulso. Peccato, la tensione era tantissima e ci giocavamo davvero tanto. Sono felice di aver fatto una partita in cui abbiamo dato tutto e abbiamo raccolto quello che volevamo. Il tecnico poi ha glissato anche su una domanda sul futuro. Penso a fare bene, ora concentrati per la prossima partita in casa, dove spesso abbiamo fallito. Domenico, commento veloce a queste dichiarazioni di Tesser, che volevo soffermarmi soprattutto su... No, invece è stato... Io adesso non ho le dichiarazioni portate, però ho ascoltato attentamente. C'è un passaggio, se me lo ripeti, Leonardo, mi fai una cortesia... Dove dice dobbiamo restare uniti. È proprio lì stavo ritornando. Non c'è ancora nulla di matematico. E in ogni caso dobbiamo restare fino alla fine del campionato il più uniti possibile, dare tutto per onorare la maglia e i tifosi. Torniamo forse su vecchie vicende. Appunto, torniamo su vecchie ruggini. Torniamo un po' su quello che ho detto anche io prima sulla conferenza stampa pre-gara con il Lanciano. Lo ripeto, lo ribadisco, ed è qui che non mi convince Attilio Tesser per il futuro. Non me ne vogliono i tifosi da casa, che stanno cercando in tutti i modi di convincere anche me, in un certo senso, nella permanenza di Attilio Tesser per il prossimo anno. Sono queste a me le cose che non piacciono, questo dire e non dire. Non fa bene, non fa assolutamente bene, perché io ricordo appunto il passato, ricordo quando Attilio Tesser... con questo modo pacato, questo modo gentile, cercava di trasmetterci qualche messaggio, però poi non è stato mai chiaro fino in fondo, perché, caro Leonardo, ti ricordi, e tu eri ovviamente in studio, io ero dallo stadio, quando parlò di problemi interni, certo, di problemi interni che non si sono mai capiti quali potessero essere. E poi anche adesso è una dichiarazione che mi lascia pensare, perché significa che forse prima appunto lo spogliatoio non era unito, non era compatto. Effettivamente potrebbe anche essere anche le dichiarazioni stato... di Taccone poi dopo le sono di Tesser hanno lasciato appunto potrebbe essere stato questo, ed è appunto questo il motivo per cui a me quest'anno non è piaciuta complessivamente la gestione di Attilio Tesser
fatta comunque delle dovute eccezioni, come ho ribadito. Quest'oggi davvero ho poco nulla da dire al tecnico biancoverde, sia per gli aspetti tattici, anche perché non era facile ovviamente gestire un'emergenza tra infortuni e squalifica di quell'entità, e non era facile soprattutto dal punto di vista emotivo, perché Lanciano era la squadra del momento dopo questi 7 punti di penalizzazione, e di fronte effettivamente lì do tanti meriti a Tesser e do anche ragione quando ho parlato di gara giocata ad un certo livello da entrambe le squadre. Effettivamente è stato così, perché i ritmi sono stati molto elevati soprattutto nel primo tempo. Sento il telefono squillare, prima di aprire un nuovo fronte di discussione prendo tempo per dare sempre spazio prima ai nostri tifosi. Abbiamo la telefonata? Sì, ce l'abbiamo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Carmine. Ciao Carmine, buonasera. Beh, visto che si parla tanto di allenatori, secondo me io sono un vecchio tifoso, però non vado mai allo stadio perché per problemi miei. Però dico, secondo me ci vorrebbe un buon allenatore, anche con i giocatori che abbiamo adesso andrebbero bene anche un nuovo allenatore. Però uno come Iachini, l'ex allenatore del Palermo. Grazie a Carmine. Mi piace quest'oggi perché buona parte delle telefonate guardano già al futuro. Sono stati fatti tantissimi nomi, addirittura sembra una formazione di un ipotetico fantacalcio, con tutti i nomi fatti sia in panchina sia per quanto riguarda la rosa. Ripeto, non voglio essere pesante e petulante, però la matematica non c'è ancora. Non abbassiamo in ogni caso la tensione. Tra un mesetto probabilmente possiamo iniziare a pensare al futuro, alla prossima stagione, a chi sarà l'allenatore dell'Avellino, chi sarà il prossimo portiere. Io penso di meno, Leonardo. Di meno? Sì. Io un mesetto ho calcolato le 3 partite che mancano. Mi sono preso una settimana di ferie. Anche perché... per dire. Anche poi. Perché... Anche abbiamo perché... una telefonata? Sì, torniamo abbiamo subito su questo. Ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera. Ciao Michele. Ciao, aggiungo giusto qualche altra cosa. Riguardo al fatto del tecnico di Sellers, di direzioni che ha detto dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo restare uniti, e probabilmente aveva fatto anche per caricare la squadra, per non far tenere lontano tante preoccupazioni. Forse in queste crisi di risultati, di gioco, prima anche quando lui non ha fatto risultati, e poi l'allontanamento era dovuto anche, non so se c'era qualche premio servizio in palio, oppure c'è stata una sorta di ammutinamento contro l'allenatore, qualche tortura dello sfogliatore, non so, legata alla cessione di Zito, qualche senatore, può darsi, l'hanno poi votato, e può darsi che da qui poi i risultati non sono venuti, è stato costretto ad essere allontanato, quindi tante colpe da questo punto di vista non ha. Forse poteva gestire meglio alcune altre partite, però tutto sommato i conti d'oro, perché se dobbiamo prendere un allenatore peggiore, bisogna vedere bene, insomma, con i giusti programmi in estate, può anche rimanere, però si indovinano le scelte di mercato, bisogna vedere un poco, e quindi non mi sento tanto di colpevolizzare l'allenatore del Sesto, secondo me, che è stato poi dotato precedentemente. Grazie al nostro telespettatore da casa, giusto per essere precisi, perché ovviamente noi cerchiamo di fare anche il nostro lavoro, il nostro mestiere. Vi garantisco che di premio salvezza non c'è stato assolutamente nulla, così come già qualche settimana fa vi avevo detto che era un qualcosa di impensabile, ve lo ribadisco, ormai è risultato quasi avvenuto, non c'era assolutamente nessun premio salvezza, e ci mancherebbe, aggiungo io, perché se vogliamo parlare di premio salvezza di una squadra costruita per altri obiettivi, beh, allora ci allontaniamo davvero di parecchio da quale, al di là del valore tecnico della squadra, da qual è il valore morale di questa squadra. Perché, come detto, c'è stato sì un premio, tra l'altro ratificato in Lega, ma riguardava il premio promozione, ed era un premio 1.400.000 euro depositato in Lega, quindi questa è l'unica certezza che c'è. Premio promozione, non premio salvezza. Un'altra telefonata in diretta. Ciao, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Per la trasmissione. Grazie. Ciao Mimmo. Ciao. Ciao, sono Ottavio. Ottavio, ciao.
Come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì. Senti, ti volevo, se tu lo sai, io non sono tifoso di questa squadra, quindi però mi complimento per il nuovo lavoro che ha fatto per sera. Poi volevo dire soltanto una cosa, che forse a voi vi è sfuggito. Oggi nel Lanciano giocava un giocatore, Vitale Mattia, che è di Avellino. È di Avellino. Il pino puro sangue, che il signor De Vito a gennaio non ha voluto da Avellino, per noti motivi, tu già sai quali sono. Ti ringrazio e grazie per la disponibilità e sempre forza lupi. Grazie Ottavio, ti sono sincero Ottavio, non lo so quali sono i motivi, sono davvero sincero, anche perché non ci è sembrato che l'Avellino abbia intavolato una trattativa con Vitale. L'abbiamo citato proprio in apertura prima della partita, oggi pomeriggio, nel corso del nostro TG sportivo, appunto ricordando le origini di Mattia Vitale, che è un prospetto tra l'altro molto interessante, che oggi non abbiamo neanche potuto vedere a Rovere, perché poi dopo l'espulsione di Amenta c'è stato subito il cambio con l'inserimento di Rigione, che ha preferito quindi sostituire il centrocampista per inserire un difensore. Quindi su questa ipotetica trattativa davvero è la prima volta che lo sento. Comunque certamente l'Avellino è una squadra che monitora in generale i giovani interessanti, anche se poi qui, se già vogliamo fare fantacalcio, Leonardo, non perché già in settimana ne ho lette tantissime. Non lo facciamo anche perché il tempo stringe, dobbiamo chiudere. Lunedì sera naturalmente torna Contatto Sport, sarà un'occasione per parlare anche naturalmente di futuro, quello che volevi dire, che quando io ho detto tra un mese più o meno si saprà il futuro, tu hai detto di meno. L'appuntamento è per lunedì sera. Lunedì sera perché la settimana scorsa abbiamo anticipato che ci sarebbero state delle novità e poi le avete viste. Siamo qui nei nuovi studi di Prima TV e di Telenostra, ma ci saranno delle novità anche lunedì sera molto importanti, quindi vi invito come sempre a seguirci sul nostro canale 213 e 640, visibile in tutta la regione Campania. Sarà una puntata davvero importante, anche perché, apriamo e chiudiamo parentesi, sabato prossimo non ci sarà solo la salvezza matematica, facciamo i debiti scongiuri, dell'Avellino, ma potrebbe esserci, anche se qui anche qui non c'è l'ufficialità, ci sarà quasi certamente la prima partita dei playoff di basket della Scandone Avellino contro chi, anche qui non si sa, perché lo ricordiamo, la Scandone giocherà l'ultima partita di campionato, non solo la Scandone, tutte le squadre di Serie A in contemporanea, mercoledì sera alle 20:30 con Avellino che sfiderà Venezia. Perfetto, siamo arrivati in conclusione. Domenico ha già ricordato gli appuntamenti: lunedì sera Contatto Sport, come sempre in diretta dalle 21:30 dai nostri studi dedicati allo sport qui nella nuova sede, sempre in questi studi. Invece sabato prossimo tornerà diretta a Stadio e Studio, l'Avellino gioca in casa, quindi Domenico sarà allo Stadio Partenio Lombardi per raccogliere, speriamo, sempre facendo tutti i debiti scongiuri, la gioia per questa matematica salvezza dell'Avellino. Io sarò qui invece a raccogliere le vostre telefonate. Appuntamento quindi con diretta a Stadio e Studio a sabato prossimo. Ciao! Ciao! Serie B con te.it, il campionato degli italiani.